il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio svela i piani di mercato della società nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto. La festa continua e andrà avanti almeno fino al termine del campionato. L'Inter ha vinto la seconda stella e vuole godersi il tricolore con la sua gente. I dirigenti però devono pianificare il futuro e Piero Ausilio, intervenuto a Sky, ha tracciato le linee guida del club per il mercato. Questa squadra ha dimostrato valore non solo sul campo, ma anche morale, etico e come senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni, quando le cose vanno bene bisogna stare attenti. Dopo aver confermato gli acquisti di Taremi e Zielinski abbiamo inserito due calciatori di qualità che alzeranno il livello, ha preannunciato un periodo di calma, ora è preferibile prendersi un momento di riflessione, non bisogna acquistare calciatori tanto per. Riflessione per gli acquisti, ma attenzione anche alle uscite, io non cederei nessuno, dipendesse da me non cambierei nulla, poi vediamo se riusciremo a farlo. Calciomercato Inter, Ausilio si sbilancia su Bento. Tornando ai possibili acquisti, Ausilio risponde anche su Bento, portiere brasiliano da tempo nel mirino dell'Inter, abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer e l'opzione per riscattare Audero. Non escludo la possibilità di trattenere quest'ultimo. Sarà valutato lui, così come altre opportunità, in Europa e Sud America. Infine, sui giovani nerazzurri in giro in Italia ed Europa, li stiamo monitorando. Penso a Carboni, Oristanio, abbiamo la possibilità di riportare a casa Fabian, che sta facendo benissimo a Bologna. Per anni ho lavorato nel settore giovanile, quando mi parli di giovani c'è solo soddisfazione pensando che uno di loro potrebbe affermarsi nell'Inter, come ha fatto Di Marco,